Cari amici e amiche, ben ritrovati. Che la pace del nostro Signore Gesù Cristo vi accompagni. Il testo della riflessione di quest'oggi si trova nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 3, il versetto 17. Ed ecco una voce dai cieli che disse: "Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto." Cito alcuni commenti tratti dal libro La speranza dell'uomo di Ellen White. Quando Gesù si recò presso il fiume Giordano per essere battezzato, Giovanni Battista riconobbe in lui una purezza di carattere che non aveva mai scorto in nessun uomo. La sua sola presenza creava un'atmosfera di santità e potenza. Dalla folla che si riuniva intorno a lui al Giordano, Giovanni aveva udito racconti di crimini, aveva incontrato uomini curvi sotto il peso di tanti peccati, ma non era mai entrato in contatto con un essere umano che emanava un simile influsso divino. Gli era stato rivelato che il Messia avrebbe chiesto il battesimo e che in quel momento sarebbe stato dato un segno. E così accadde. Gesù, uscito dall'acqua, si inginocchiò in preghiera sulla riva del Giordano ed ecco, i cieli si aprirono e lo Spirito di Dio scese come una colomba e si posò su di lui. Ed una voce dal cielo, la voce del Padre, disse: "Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto." Da questo episodio si evidenziano due spunti di riflessione. Il primo: sin dall'inizio del suo ministero, Gesù sapeva bene che la sua missione avrebbe avuto successo solo attraverso la preghiera, un aspetto fondamentale che spesso trascuriamo. Egli sapeva bene fino a che punto il peccato aveva indurito il cuore degli uomini e quanto sarebbe stato difficile per gli uomini accettare il dono della salvezza. Sapeva quanto sarebbe stato difficile portare il peso delle nostre colpe e dei nostri dolori, quanto sarebbe stato difficile far comprendere lo scopo della sua missione, e sapeva che durante il suo ministero avrebbe camminato solo. La gloria che riposava sul volto di Cristo dimostra la potenza della preghiera e come la voce umana possa arrivare sino al cielo ed essere ascoltata in cielo. Punto 2. Le parole dette a Gesù al Giordano si riferiscono a tutta l'umanità. Dio ha parlato a Gesù come al nostro rappresentante. La gloria di Cristo è un pegno dell'amore di Dio per noi. La luce divina che si è posata sul capo del nostro Salvatore si poserà su di noi quando chiederemo l'aiuto per resistere alla tentazione. La voce che parlò a Gesù dirà a ogni credente: "Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto." Carissimi, il nostro Redentore ha aperto la strada affinché chi ha peccato di più, chi ha maggiore bisogno, chi è più oppresso e spezzato, trovi sempre accesso al Padre. Tutti possono trovare nella casa che Gesù sta preparando un posto. Che il Signore continui a benedirci abbondantemente. Amen.